come ho fatto a disegnare le curve di Gumbel di prima? Beh, per disegnare le curve, la formula della curva di Gumbel ce l'ho. Curva di Gumbel, la probabilità che H grande sia minore di H, indipendente dai due parametri A e B, è E alla meno E, alla meno al numeratore H meno A diviso B. Per poterle disegnare devo dire dare dei valori ad A e B, visto che H è la mia variabile indipendente. La procedura con cui, a partire da un insieme di dati, io ottengo i valori dei parametri di una famiglia di curve parametriche si chiama metodo di adattamento dei parametri. In questi 10 minuti e nei minuti successivi, quello che vado a fare è mostrarvi tre metodi di adattamento dei parametri che posso usare per adattare le curve ai parametri A e B. Uno si chiama, il primo e più semplice da un certo punto di vista, metodo dei minimi quadrati. Il secondo si chiama metodo dei momenti. No, più semplice è senz'altro quello del metodo dei momenti. Poi c'è il metodo dei minimi quadrati e poi il metodo della massima verosimiglianza. Nell'applicare questi metodi, che cosa assumo? Assumo di avere una serie temporale, si chiama, di dati misurati. N dati misurati. H1, HN. Beh, io ho i miei dati. Che cosa faccio dei miei dati? Beh, per esempio, se ho un insieme di dati, mi hanno insegnato fin dall'infanzia a calcolare la media dei dati. Questa media di solito si chiama mu e la ottenete algoritmicamente sommando i dati fra di loro e dividendo per il numero. Quindi la mu, voi se avete i dati, ci sarà poi in genere qualsiasi programma, siete in grado anche di calcolare la varianza. La varianza, che qui è indicata come direttamente il quadrato della deviazione standard, di solito è definita algoritmicamente come n-1, in questo caso si chiama varianza corretta o unbiased. Per le somme per i che va da 1 ad n di che cosa? Di h con i meno mu di h al quadrato, e questo è il secondo numero. Se io ho la media e la varianza dei dati, l'elemento successivo è, beh, questi sono la media e la varianza del campione, media e varianza empiriche. Operazione semplice da fare, si può fare con la calcolatrice o addirittura a mano. Sono delle somme, non c'è nulla di particolarmente complicato, anche nell'ipotesi che voi non le avete mai viste in vita vostra prima di ora. In realtà noi abbiamo il corrispettivo, se noi abbiamo la distribuzione dei dati da un punto di vista teorico, per esempio la probabilità, se noi abbiamo la funzione di probabilità che assumiamo, secondo la quale assumiamo che quei dati siano distribuiti, abbiamo anche una formula analitica, teorica, non saprei come chiamarla, di questa media e di questa varianza. E come si calcola questa forma qua? Si calcola così, da questa formula qua. E si può dimostrare un teorema
che se ho un campione di n dati, quando questo campione tende all'infinito, quelle due algoritmi mi danno esattamente questi valori. Che cosa ho scritto in alto? In alto ho scritto il momento di ordine 1, in questo caso nel parametro teta. Noi abbiamo due parametri, A e B, ma non cambia nulla dal punto di vista concettuale. Questo è l'integrale su tutto il dominio in cui è definita la PDF. In questo caso ho supposto da meno infinito a più infinito. Di che cosa? Del valore H moltiplicato per la funzione di distribuzione che io ho chiamato PDF di H e di teta. Per esempio qui posso andare a sostituire che cosa? La funzione di distribuzione di probabilità di Gumbel. Allora ho un integrale H per la funzione di distribuzione di probabilità di Gumbel, e più in là vediamo anche come è fatta, ma fino a in questo momento voi non lo sapete, e facciamo questo integrale. In effetti sapete già il risultato, questo integrale in funzione di alfa e beta, perché ve l'ho già detto, era quello che vi avevo scritto prima, cioè A gamma più B nel caso di Gumbel. Poi qui invece vi ho messo il valore generico di un momento centrato, si chiama centrato perché al valore di H ho sottratto il valore atteso, cioè il momento primo, quello che sta sopra, di ordine T. La varianza è il momento centrato di ordine 2, dove T è uguale a 2. Sempre per la funzione di distribuzione di probabilità è integrato in H, e T naturalmente qui è maggiore o uguale a 1. Allora, questi due integrali che cosa, in generale che cosa mi danno? Mi danno due, se li so fare analiticamente questi integrali, mi danno due formule analitiche che sono funzioni dei parametri. Per esempio, se uso la media, ho una certa equazione che mi dice che la media, che se uso il valore atteso, ho una certa equazione che mi dice che il valore atteso ha una certa funzione. Se uso la varianza e ho la formula analitica, ho una certa funzione che mi dice che la varianza ha quella certa espressione funzionale in funzione dei parametri. Non cose strane, perché ve le ho mostrate prima. E adesso ve le dimostro. Se io ho due equazioni nei parametri e ho anche una stima di che cosa queste equazioni, dei valori di queste equazioni, posso uguagliare la stima teorica che sta di là alla stima empirica che sta di qua, sulla lavagna. Si dice uguale i momenti del campione e i momenti della popolazione. Quindi il metodo, per enunciare il metodo dei momenti, la cosa che si potrebbe dire è uguaglio i momenti, il metodo dei momenti consiste nell'eguagliare i momenti del campione con i momenti della popolazione. Nel caso applicato di Gumbel, qui diciamo è l'enunciato generale. Momento di ordine 1 nei parametri A e B uguagliato, quindi questa è un'espressione analitica che poi corrisponde a questa. Questa corrisponde a questa, la seconda corrisponde a questa. E queste sono eguagliate i valori di mu h e sigma h, che sono due numeri perché li ottengo dai dati, due equazioni, due incognite. Sono equazioni non lineari anche in questo caso, ma in questo caso la non linearità è un po' banale, sono molto semplici da risolvere. Per la seconda equazione, questa slide vi manca. La seconda equazione vi ricavate B,
seconda equazione in realtà metterebbe due soluzioni, ma il vincolo naturalmente è che D debba essere positivo, quindi elimino poi una soluzione. La seconda equazione ricavo B come radice di 6 diviso pi greco per la deviazione standard, che è il numero che io deduco dai miei dati. Una volta sostituito B nella prima, ottengo la formula che mi dà A. Quindi il metodo dei momenti mi consente di ottenere i valori dei parametri di A e B nella curva di Gumbel. Però fate come fa una buona parte dei miei studenti di solito. Se io vi dico, e se adesso invece di darvi la curva di Gumbel vi do, che ne so, un'altra distribuzione di probabilità, supponiamo che si chiama la curva di distribuzione di probabilità di Ribon, tanto per non nominarla nessuna di specifico. Voi cosa fate? Il metodo dei momenti vale lo stesso, su questi due parametri io ho i miei dati empirici, calcolo la media e la varianza, e se la curva di Ribon è integrabile io ho le due formule analitiche e costruisco un sistema come quello. Se è una curva gamma, che è un altro tipo di distribuzione usate, se è una curva gaussiana funziona esattamente allo stesso modo. Il processo è assolutamente generale.